Mi stavo domandando, mi interrogavo sul mio lavoro. Ecco, e mi sono... Voglio dire, ma che cosa faccio io esattamente? Tutto quello che faccio è mandare avanti una libreria per bambini. Tutto quello che fai è una cosa incredibilmente nobile, lo sai. Beh, no, non lo so. Kathleen! Io mi sento come se... Sei un fiore solitario. Tu sei un fiore... solitario? Che se ne sta alto, a fluttuare coraggiosamente tra le corrotte sabbie del commercio. Sono un fiore solitario. Proprio così. Io sono un fiore solitario. Esatto. A volte mi interrogo sulla mia vita. Io conduco una vita modesta, cioè con dei valori, ma modesta. E qualche volta mi chiedo, vivo così perché mi piace o perché non ho avuto abbastanza coraggio? Molto di quello che vedo mi ricorda qualcosa che ho letto in un libro, ma non dovrebbe essere il contrario. Non voglio una risposta in realtà, voglio solo mandare questa domanda cosmica nell'etere. Quindi, pure quel libro sui dinosauri? Buonanotte, mio caro. Non va avanti con gli sconti, mi creda. Io sono in questo commercio da sempre. Pensi che aiutavo mia madre dopo la scuola quando avevo solo 6 anni e la imitavo. Lei non si limitava solo a vendere libri. No, lei aiutava i bambini a diventare quello che poi sarebbero diventati. Perché se leggi un libro da piccolo diventa parte di te, come non succederà mai con altre letture. E io sono partita in quarta, eh? Già. Già. Coraggio, bambine. Tesoro, prendi una copia del Piccolo Prince. Oh, una vera tragedia. Queste sedie sono in vendita. È in vendita tutto, tranne i commessi. $10? Lo prendo. Che cosa farà adesso? Non lo so. Credo che mi prenderò una vacanza. Non vedo l'ora. Beh, in bocca al lupo. Lo sa, io venivo qui tutti i sabati quando ero piccola. E mi ricordo quando sua madre mi dette Anna dai capelli rossi. Leggila con una scatola di Kleenex, mi disse proprio così. Chi mi dà una mano? Ora la sta guardando dal cielo. Ne sono sicura. Perché non mettiamo una bomba da Fox? Che è successo? Questa settimana il mio negozio chiude. Già, ho un negozio. Te l'avevo mai detto? È un negozio adorabile. E tra una settimana diventerà qualcosa di deprimente, tipo una lavanderia. Tra poco non saremo che un ricordo. Di sicuro ci sarà qualche sciocco che probabilmente penserà che è un tributo da pagare a questa città il fatto che ti cambi continuamente sotto gli occhi in modo tale che non ci puoi mai contare. Io lo so, perché queste sono le cose che dico sempre anch'io, ma la verità è che ho il cuore a pezzi. Mi sembra che una parte di me sia morta e che mia madre sia morta di nuovo. E che nessuno riuscirà più a farmi sorridere. Dopo 42 anni tiriamo giù la saracinesca. È stato bello fare parte della vostra vita.